pomeriggio, buon pomeriggio a tutti quanti voi. Ah, oggi mi diverto proprio, sono proprio felice perché è una puntata all'insegna della musica e anche con un amico a cui voglio molto bene, ma ve lo presento tra qualche istante. La foto è questa. È una foto del 1968, è diciamo un gruppo musicale, un po' Figli dei Fiori, così si chiamavano i giovani all'epoca, ma è un gruppo che veramente da 60 anni continua a mietere grandissimi successi. Loro sono i Nomadi, al centro c'è Augusto Daolio. E a fianco, io non l'avevo quasi riconosciuto, c'è lui, c'è Beppe Carletti. Beh, facevi stragi di cuori lì, eh? Sono molto felice che tu sia qui. Voglio partire con un brano, un brano che è Dio è morto. In questa trasmissione non possiamo non parlare di quello. Ma sono d'accordo, eh? Ascoltiamo. Ho visto... strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo nel mondo fatto di città, e secondo l'ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto. Per lui. Beh, chiaro. Intanto l'applauso è proprio per Augusto che portiamo sì. nel cuore e che porti nel cuore, perché ora lo racconteremo, poi a suo nome sono nate tante iniziative sì. importanti. Dove è morto un brano che è stato scritto da Guccini. Da Guccini nel 66. Poi ce lo diede nel 66, l'abbiamo inciso nel 67. Ecco, però fece balzare dalla sedia la Rai. Beh, la Rai, ma non l'ha il censurato. Il Vaticano no, però. Perché Dio è morto venne trasmesso da Radio Vaticana. Ma perché la Rai lo censurò? Ah, non lo so. Abbiamo chiesto ai censori una motivazione. Sto aspettando la risposta. Sai, le poste sono lente, può darsi che... Invece la Radio Vaticana... Lo trasmetteva. L'ha trasmesso. Per le strade Dio è morto, quanta sì. attualità c'è? Tantissima, ma guarda che sembra una canzone stata scritta in questi giorni, perché poi se ascolti parla di politica, parla di tante cose, di macchine preserate, insomma, è una cosa incredibile. Francesco ha visto lungo, molto molto lungo, e ti devo dire che poi noi abbiamo messo un sottotitolo, Se Dio muore è per tre giorni e poi risorge. Pensavamo che la Rai in questo... ce l'ho trasmesso, invece non è... Erano altri tempi. Vabbè, no, altri lo tempi. Dicevamo, gli anni 60. Sì. Aggiungo un'altra cosa. Noi siamo stati il primo gruppo ad andare a suonare a Radio Vaticana. Questo primo gruppo, nel 94. Racconta anche una spiritualità della quale sì, è stato un incontro molto, molto bello, no? Il fatto che siamo stati invitati, sai, a Radio Vaticana, il primo gruppo. Di solito facevano solo musica classica, musica così. Hanno chiamato noi... Perché avevate dei contenuti, voi vi presentavate e vi presentate sempre con dei contenuti, io questo lo voglio sottolineare. Ma noi bella musica, sì, con cerchiamo sempre quello che raccontiamo, deve essere una cosa che deve attirare l'attenzione, ma non è che non cerchiamo la battuta d'effetto, la canzone d'effetto, assolutamente. Intanto deve essere sempre positiva la canzone, se si può. Sempre con la speranza nel finale, ci deve essere sempre, perché è importante che ci sia la speranza. Allora, quando scegliamo delle canzoni, guardiamo i testi, le analizziamo parola per parola, vediamo un po'. Poi ci diciamo, ma questa l'abbiamo già incisa, ne abbiamo incise 360, è un po' un problema quando devi cercare. 82 dischi, ho detto bene? Allora, in studio 37 effettivi, perché sono 360 canzoni, in più, dopo ci sono le raccolte, i live, siamo a 87, sì. Quindi questo sta a testimoniare che la bella musica non ha bisogno soltanto della linea commerciale, ma che i contenuti e...
Guarda, noi non l'abbiamo mai guardato, anche quando, mi ricordo quando incidemmo Dio Morto, la casa discografica ci disse: guardate che voi così non andate né in televisione né in radio, e poi a noi non interessa, cioè non è che... Non abbiamo mai fatto un nostro fine il fatto di andare in televisione, di andare per radio. C'era tanto altro e c'è. C'era tanto altro, c'è ancora. Noi ci divertivamo, però la cosa più bella è poter fare quello che desideravamo fare, perché dico sempre, ma sul palco ci andiamo noi. Perché devo fare una canzone, un altro che mi dice che devo fare questo? E io penso che questo il pubblico lo senta, lo avverta, tant'è vero che ci sono anche le giovani generazioni che vi seguono e vi amano, ma di questo parlo tra qualche istante. Adesso c'è un altro successo. Io vagabondo, io questo brano lo adoro, guardate. Dietro le quinte la cantavamo tutti. Pensare che quando venne presentata nel disco per l'estate, questo brano arrivò al tredicesimo posto. Però la prima sera arrivammo primi. Vedi. Poi dopo forse un po' di... Perché la posso dire, non è una cattiveria. La Vanoni pensava di arrivare prima lei quella sera lì. Ora tutti i fotografi erano... Pronti perché vincerà. Certo. Noi eravamo lì in un angoletto seduti lì tranquilli. Hanno vinto i Nomadi, era Vanoni. Ma non si può, non è possibile che un gruppo vinca. Infatti siamo arrivati ai tredicesimi. Ma primi nel mondo, perché quanto avete venduto con questo prato? Tantissimo. Sì, tanto. E vende ancora. E tutto raccolto, questo e anche altro, è stato veramente bellissimo. Certo. I Nomadi e naturalmente voi due, te sì, e Augusto. Augusto. Perché poi tu sei la colonna oggi portante, no? Sì, sei... Anche perché sono ben messo. No, no, ma non per questo. No, Allora, senti, è stato davvero tutto bellissimo? C'è qualcosa che magari vi ha ferito? Allora, Augusto la diceva sempre alla fine di ogni concerto. Perché noi abbiamo sempre pensato che bisognava divertirsi, non bisognava andare sul palco perché ti pagavano, bisognava divertirsi. Se tu ti divertivi, anche adesso così, la gente si diverte, se no se vai lì perché ti... Dai, vai a suonare che ti pago, poi fai presto perché la gente deve ballare, una volta era così, nelle baliere. È stato veramente bello, qualcosa di brutto purtroppo è stato nel 92 quando Augusto se n'è andato e 5 mesi prima è morto anche il bassista, un incidente stradale. Quello è stato un anno veramente che bisognerebbe cancellare, ma che purtroppo non puoi, certo, cancellare i ricordi, l'amicizia. Certo. Se tu pensi che Augusto, ci siamo messi insieme, avevamo 16 anni, cioè eravamo dei bambini, ma una volta si cresceva in fretta. Quindi... Eccolo qua, guarda che bello, grazie al nostro Marco Brigliadori che ci mostra questo sorriso. Cioè, quando ci siamo messi insieme, Augusto aveva i primi peli della barba, ma proprio i primi, non se l'è mai tagliata, la spuntavo ogni tanto, se no era venuto un barbone. No, non abbiamo mai avuto, tra di noi mai screzie, mai litigato, perché se no non stai insieme ad una persona per 30 anni. E tu non l'hai anche nemmeno mai dimenticato. Mai, certo. Guarda che nel nostro mondo non è scontato, anche questo va bene. Sai, detto. Tu quando condividi 30 anni della tua vita con una persona con cui vivi sul palco, a 400 metri abitavamo uno dall'altro, quindi tante cose, non è... È facile da dire, però insomma... Non è assolutamente, non è. Poi però... è chiaro che le persone non si dimenticano mai, perché lui veramente era il nome del suo emblema, questo qua. Io lo voglio dire, lo dico io, perché insomma ormai ci conosciamo da qualche anno, Beppe e Nomadi non hanno mai perso la loro umanità nonostante il successo. E questo penso che sia anche quello che il pubblico avverte, oltre alla vostra competenza, tant'è vero che c'è un'attenzione, un'attrazione nei confronti dei Nomadi anche dai giovanissimi. Io sono venuta a vedere questi concerti e ho visto ragazzi proprio. Perché secondo te? È un pubblico trasversale, no? Quindi trovi delle famiglie con i bambini che poi cantano già Vagabondo, sai, sono tante cose. Poi molti ragazzi sono incuriositi dal fatto di questi Nomadi che sono qua da 60 anni e chissà cosa fanno, come suonano, tutte queste cose qua. Quindi li porta a venire, vengono anche un po'
così, ma chissà cosa fanno questi qua a 60 anni. Però io dico che c'è tanta roba nei nomadi, no, non che siamo i più bravi, questo no, ce ne sono di bravi, ma sicuramente i più coerenti, che è la nostra bandiera, la coerenza, e nessuno può dirmi che non è vero, perché è tante cose. E so che dice che voi siete tante cose anche un amico che abbiamo in comune. Prima parlavi di Novellara, e allora il nostro inviato Paolo Balduzzi è andato a Novellara per incontrare il vostro parroco, il tuo parroco, Don Giordano Goccini, che è anche uno dei conduttori della Ragione della Speranza. Sì. Vediamo cosa dice di te, ecco, Don Giordano. Voglia. Prego. Lorena, guarda che sorpresa oggi. Noi siamo qui a Novellara, proprio nel cuore della pianura padana, che è il luogo dove è nato Augusto Daolio. È parroco a Novellara è Don Giordano Goccini, che tutti conosciamo perché è uno dei conduttori delle Ragioni della Speranza. E allora, Don Giordano, intanto noi cominciamo questa nostra chiacchierata in un parco un po' particolare. Dove ci troviamo esattamente? E questo è il parco dedicato a Augusto Daolio. Di Augusto porta i segni, le panchine ad esempio sono costruite come dei libri dove ci sono le sue frasi, le sue immagini. Augusto non componeva solo musica e testi, ma anche dipingeva, diciamo era un artista tutto tondo. Don Giordano, è esagerato dire che tu oggi sei il parroco dei nomadi? Beh, un po' mi sento, sono stato adottato, ecco, mi sento molto adottato da questo paese e da tutte le espressioni di questo paese, compreso da Beppe e dai nomadi. Tutto è a posto, lo so. Noi siamo andati prima a visitare la tomba di Augusto, che proprio qua dietro c'è tutta l'Italia praticamente presente. Ci sono tutte le fedi su quella tomba. Augusto è un personaggio davvero complesso, molteplice. In quella tomba c'è una sorta di altare a tutto ciò che può scaldare e illuminare l'animo umano. E accanto alla tomba di Augusto c'è anche la tomba di Saman Abbas, la cui vicenda ha colpito tutti, anche in particolare la comunità di Novellara. Saman è una ferita pesante per tutta la comunità e penso che sia come dire, un grande invito a sentire anche che alcune persone sono figli di tutti noi. Ma è vero che una volta Beppe Carletti ti ha chiesto una mano per comporre una canzone? Poi lui ha detto pubblicamente che vorrebbe fare una canzone su un mio testo. Beppe, perdonami, non l'ho ancora fatto, però troviamoci una sera con un buon bicchiere, forse qualcosa salterà fuori. Hai capito? Questo è lo scoop! Bisogna fare questa canzone. Sì, perché gli ho dato un messaggio di Don, dai che facciamo una canzone insieme. Hai sentito? Non ho ancora fatto il testo. Quindi. Vabbè, però insomma questo è il progetto lanciato. Il progetto c'è. Ed è ufficiale, ma so che c'è anche un brano che ha fatto trovare Dio. Sì. Qual è il tuo rapporto con Dio e se nel corso ma degli anni... Ma guarda, io ho girato un mezzo mondo e ho incontrato tante persone... Grazie alla musica comunque, e ho condiviso tante cose. Io non sono, l'ammetto, un grande credente, perché sarei un bugiardo, non mi piace dire bugie per una cosa così assurda. Sicuramente c'è qualcheduno sopra di noi che, insomma, che decide un po' la storia di tutti. E il viaggio mi ha sicuramente aiutato tantissimo in queste cose qua, perché poi mi sono trovato in situazioni che sai benissimo, quando si gira il mondo, non per vacanza. Guarda, qua ti vedo in un incontro con Giovanni Paolo II, sì. Che incontro è stato? Beh, è stato bello perché il suggeritore gli diceva che ero io. Ma che, per dire chi è questo caso, gli ho detto, questo qua è lì, abbiamo suonato in Piazza San Pietro, trovare Dio. Ah, vedi? Cioè, possiamo fare ascoltare proprio un frammento di questo brano? Prego. Sì, vogliamo andare, perché così, così sono, e poi sentire il vento e sentirmi mio. Così.
profondo come testo. Prima facevi riferimento ai tuoi viaggi, hai girato veramente il mondo e in seguito ad alcune esperienze non sei rimasto indifferente. Questo per sottolineare ancora una volta quanto il successo non ti ha cambiato. Ma anche nell'atteggiamento oggi, no? Dopo tutti i successi c'è sempre questa umanità che io respiro. Ti ringrazio. Allora, la solidarietà che poi hai voluto concretizzare ancora una volta nei fatti e non nelle parole. Sì. Delle volte si fa anche un abuso della parola solidarietà. Che non hai sbandierato, ma oggi la racconti. Ma se tu vuoi sapere io te la racconto, perché ho cominciato... Allora, il primo viaggio l'ho fatto a Cuba, c'era il momento del grande embargo e mancavano i quaderni e allora abbiamo veramente fatto una raccolta impressionante di quaderni, una compagnia aerea senza far nome ha fatto il trasbordo gratuito, abbiamo consegnato non so quanti migliaia di quaderni e matite, perché ad ogni concerto noi annunciavamo che chi sarebbe venuto il prossimo doveva portare un quaderno, una matita, niente soldi. Ecco, questo voglio sottolineare, che tu ogni volta che sei andato a cantare e laddove hai trovato delle ferite o sofferenza, hai voluto colmare tutto questo. L'abbiamo fatto. Ma tante missioni hai portato avanti. Tante cose belle. Cioè, io dico cose belle nel senso che... ma sono belle. Mi sembrano cose belle, ecco, il fatto di poter dare un piccolo aiuto e fare delle cose che possono rimanere, perché noi... Abbiamo tanti fan club in Italia, sparsi in tutta Italia. E chi vuole fare un fan club e usare il nostro nome Nomadi, noi gli diciamo, gli facciamo fare un contrattino che devono fare solidarietà. Che bello. No, questo per sottolineare. E queste foto... Madagascar. Ecco, qua dove siete? Madagascar. Madagascar, sì. Sempre Madagascar. In aiuto, come vedo, anche per i lì, più giovani. È bello. È stato meraviglioso. Qua invece è poi Sergio che è in Cambogia. Allora, fermi, qua siamo in Cambogia. Cambogia, sì. E se il nostro regista Marco Brigliatori può tornare indietro con la foto, c'è un ragazzo che vedete con la coda, e che lì, anzi, guarda, lo vedo inquadrato qui. Lui è matto come un cavallo, però ha un cuore grande, grande, grande. Sergio Casabianca, dov'è? Sono qua. Ciao Sergio. Allora. Ciao Peppe. Ciao. Anche lui. Allora, quindi ci siamo spostati in Romagna. Sì. E anche lui è un cantante. Noi perché ci stiamo ritrovando? Perché abbiamo fatto un evento tutti e tre insieme. A Sampa. E ho visto la vostra follia umana meravigliosa. La volevo presentare. Perché pure lui è uno che di fronte grande. Alle ferite non lui, sta fermo. Lui in Cambogia. Io sono stato in Cambogia a gennaio. Lui... Era già in Cambogia, ci siamo incontrati due o tre volte in Cambogia, perché ho fatto delle cose in Cambogia. Lui fa altrettanto, è veramente una persona eccezionale. E quindi, Sergio, com'è andata? Che hai coinvolto Beppe? Intanto grazie per il ragazzo, pensavo più a ragazzino, perché qui a Rimini, anzi, un burlas, si dice qui a Rimini, un burlas. Intanto buon pomeriggio a voi e a tutta Italia. Ma è andata semplicemente che per me incontrare Beppe è stato... una cosa meravigliosa, perché sapete che noi crediamo molto nei sogni, io personalmente. Beppe è ancora una di quelle persone, ve lo giuro, quando l'ho incontrato, che mi ha... Sai, perché da volte ci si stanca, no? sogna, che è riuscito a riattivare proprio i sogni in maniera... Beppe è veramente un personaggio che è riuscito personalmente a caricarmi in modo particolare. Quando è venuto in Cambogia a visitare la scuola che... abbiamo costruito insieme all'associazione Una Goccia per il Mondo, voglio dire, è stato un dono detto anche un po' inaspettato. Sì. Ho insistito molto. No, scherzo, ma è bastato chiederglielo ed è venuto in Cambogia. Il cuore di Beppe è grande, è molto, molto grande. È ancora una persona che sa regalare i sogni alle persone, se le persone... si ricordano e sanno ascoltare ancora. Lui è un grande, è il mago di Oz. È vero. Senti Sergio, voi avete vi siete anche esibiti insieme, perché io vi ho visto. Sì. Avete collaborato anche nella scrittura di testi insieme? Sì, insieme. Vero? Poi speriamo di farne ancora. Speriamo di farne ancora. Sì. Ho scritto una canzone che è andata nell'album Nomadi dentro e sono felicissimo, brano Io ci credo ancora. È un po' un segno di speranza. Tantissimo. Io ci credo ancora, è anche un messaggio molto bello.
Sergio, Sergio, ti ringrazio. Ma aspetta una cosa, però volevo invitare, prego, qui davanti a tutta Italia, Beppe, al Parco degli Artisti di Rimini, per fare un concerto, io e lui, lui al pianoforte, a coda, e io voce. Prometto che vengo. Quest'estate. Prometto. Ti aspetto, Beppe. Va bene, niente, qua si strappano le promesse, promessa fatta. Ciao, Sergio. Un abbraccio a tutti, buon pomeriggio da Rimini, ciao. Ciao, Sergio. No, perché lui ha fatto questa scuola qua, io in Cambogia, a Battambang, che è un'altra città nella Cambogia, ho fatto costruire una casa, perché c'è un ospedale lì a Battambang che una volta era gestito da Emergency, adesso comunque rimane sempre un ospedale importante, dove venivano, sai, dopo quella guerra fratricida, no, che c'è stata lì, la guerra era finita, ma le mine antiuomo erano ancora sparse. I bambini purtroppo non guardavano le indicazioni e ti dico io all'ospedale cosa ho visto. Allora la signora Stefani, che era di Asti, mi ha detto: Beppe, dai, dimmi cosa devo fare. Una casa. Beh, ascolta, cioè, non è che sono dietro casa mia, chiamo i muratori, facciamo una casa. Gliel'abbiamo costruita ed è stata una cosa bellissima. Io sono stato all'inaugurazione, mi sono sentito importante, che parlavo, traducevano in cambogiano, in francese, in inglese, vabbè, va bene. Però così. Quanta speranza e quanta vita hai restituito. No, è stato veramente bello vedere questi bambini che entravano in quella casa lì, perché dimessi dall'ospedale, e le famiglie, siccome erano tutti meno matti, li mandavano a chiedere l'elemosina. Invece in quella casa lì, che ne potevano contenere 25, lì imparavano a usare il computer, imparavano tante cose, per cui è stata una cosa che ho fatto molto bene. Bravo, bravo, veramente complimenti. Ragazzi, tocca a voi. Daniele, prego, domande. Grazie, è veramente bello avere lei qui davanti, perché ad esempio quando tra noi ragazzi si dice facciamo il karaoke, tra i primi cinque ci sono i Nomadi a fianco a Lucio Battisti. La mia domanda... Che bello, quanti anni, no, per dire che ho detto, quanti anni hai? 29, no, per dire, per confermare quanto dicevo dico prima. Una cosa a proposito di Battisti, noi quando stavamo incidendo Dio Morte, eravamo in sala di incisione a Milano, che era una basilica sconsacrata, ci avvisarono che sarebbe arrivato un mogol con un ragazzo. Diciamo, bene, vediamo. Bene, vediamo un po', questo qua. Falli sentire, ci ha fatto sentire non è Francesca. Pensa a te. Quella ragazza era Battisti. Però Mogol, noi abbiamo detto, beh, noi questa canzone la incendiamo volentieri. Lui ha detto o tutto o niente. Ah. Abbiamo detto no. Vedi, un'altra cosa. Però dico, è stata una cosa, cioè, bellissima. Magari adesso a dei ragazzi potesse capitare un'occasione di trovare un Guccini e un Battisti, anche se sono cose veramente diverse, però valide entrambi. E allora questo qua lo auguro tanti, purtroppo non è che nascono tutti i giorni. Adesso poi, vabbè. La mia domanda era relativa anche a questo. Quindi, quando giro anche l'estate, mi capita molto di trovare le tribute band dei Nomadi. Sì. E ci sono tanti che vi imitano e che vedo in giro che suonano. Per voi questo proliferare di band è stato un onore o è stato un fastidio? No, no, è bellissimo, perché portano avanti anche loro la nostra musica. Ed è, ne abbiamo 160 censite ufficialmente. E è una grande soddisfazione. Delle volte io vado a suonare con loro quando sono che non sono. Dai! Mi chiamano e io ci vado. Vedi che bello! Suoniamo un po' tutti, ma è giusto così, è bello. Dare possibilità, sì, ai giovani, no? È bello. Poi dico sempre con loro, non si sa mai niente nella vita. Chissà, un giorno uno di voi può suonare anche con noi domani, chi lo sa. Esatto, hai capito? Questo è meraviglioso. Per alcuni è stata così. Ah sì, sì. Vedi? Vai, Elisabetta, vero? Prego. Grazie mille per insomma, averci raccontato la sua storia e anche la sua vocazione per diciamo, l'aiuto verso il prossimo. E io volevo proprio chiedere come la musica, fare musica, ha aiutato la sua spinta diciamo, nel dedicarsi al prossimo e come invece il dedicarsi al prossimo ha influenzato il suo fare musica. Guarda, io mi reputo un uomo fortunato. Ho cominciato a studiare musica a 9 anni, quindi abitavo in un piccolo paese, 9 di Modena, e a casa mia non c'era nessun strumento, c'era la radio, ma bisognava ascoltarla poche volte perché consumava luce. Però avevo questa cosa qua, allora a un certo punto mia mamma disse dai, ti porto a scuola di musica, va là. Ma a me la musica ha dato tanto,
ma tanto veramente, mi ha dato tante possibilità di conoscere Gran, tanto di conoscere Augusto in primis, che è stato importantissimo. Ci siamo conosciuti su un palco, che è l'incontro più bello che ci possa essere. Per un artista, penso. Scusa, sì. Come due giocatori che si incontrano in un campo sportivo. Ed è stato meraviglioso questo incontro qua, a prima vista. È stato un amore a prima vista, eh. E come è salito, noi avevamo un cantante vecchio, aveva 35 anni. Non ne avevamo 16. E allora abbiamo cominciato così ed è stato veramente bello. Siamo cresciuti, abbiamo fatto tante cose belle. Non ho nessun rimpianto, penso che non siamo mai stati condizionati da niente, abbiamo sempre usato la nostra testa, nel bene e nel male. Chiara! Prima sottolineava l'importanza di essere coerenti, sì, sia nel gruppo sia come persone. Nella vita. Avete detto molti no? È stato difficile essere coerenti, rimanere coerenti a voi stessi? Ma guarda, sicuramente abbiamo detto tanti no, però noi siamo sempre andati avanti per la nostra strada. Sai, le sirene che ti girano intorno, ma se fai questo, se fai l'altro. Non so, per esempio, una cosa, uno mi ha detto, un altro artista mi ha detto, dai, ma cosa state a fare, novellare? Dovete venire a Roma, a Milano? Ho detto, no, no, noi stiamo bene qua nel nostro paese. Ed è stato molto importante per noi rimanere nel paese, perché la città ti offre tante cose, ma ti porta anche, casomai... Ti strappa dalle radici, sì, ma da poi quello che sei un po' tu, finché no? Sei di successo, poi dopo non c'è più di successo, non ti fila nessuno. Nel paese, a parte che io posso girare in bicicletta nel mio paese tranquillo, che... Sanno ciao, chi Beppe, sei, sì, sì. E guardano la persona, sì, non è l'artista, che, no? Quindi, insomma, abbiamo detto no a certe persone, per cui l'abbiamo anche pagata, però eravamo consapevoli di questo. E questo è importante. Fatto perché siamo rimasti noi stessi. Non tradire se stesso. Perché tradire, no? Te stesso vuol dire tradire tutti. Devo chiudere, ma una domanda ultima te la voglio fare, perché quando avete iniziato c'era anche la minaccia della guerra nucleare. Sì. Oggi, dopo 60 anni di attività, siamo di da nuovo capo. A parlare e a respirare la polvere purtroppo, esatto, orribile nel della 66 guerra. Nel 66 noi abbiamo inciso, noi ci saremo. Noi non ci saremo, perdono, che parlava di esplosioni nucleari che sarebbero esplose, che poi tutto sarebbe ricominciato. Ora mi trovo qua dopo 60 anni e sento le stesse cose di quella canzone. Poi, cioè, se noi pensiamo, porca miseria, che dopo la seconda, io sono nato dopo la seconda guerra mondiale, che insomma la gente veramente era felice, che stava crescendo tutto, tutto fioriva ed era una cosa bellissima. E poi adesso ti trovi che si parla ancora di guerra, che non sai come andrà a finire. Io mi chiedo, ma scusa, ma perché? Ma perché, dico, ma perché? Una volta, 100 anni fa, era capibile, non c'erano i computer, non c'era niente, ma adesso si può sapere tutto, di tutti. Tu puoi sapere quello che succede in capo al mondo. Una volta non lo sapevi, per cui era anche capibile, no? Ma adesso non è possibile. Io non faccio una fatica, faccio una fatica a capire queste cose che... Ma questi, cioè, voglio dirti, ma crediamo almeno in qualcosa che forse ci aiuta a proseguire il cammino. Beppe Carletti, grazie. È stato bellissimo per me in tutti i sensi, anche rincontrarti, averti qui oggi. Ti abbraccio, stai pure comodo. E troppo come... gentile. Grazie, sai che ti voglio bene.